Pronto? Oh, ciao, sono Silvia. Ma non mi dovevi chiamare tu? Ti sei scordata, vero? Guarda che dobbiamo scrivere il telegramma, che, pure questo ti sei scordata. Ah, sì, giusto. Povero Giovanni. Senti, ma quando ci sono i funerali, Silvia? I funerali ci sono dopodomani. Te li ricordi? Noi dobbiamo fare la partecipazione agli amici che devono venire tutti. Sì. Senti, io ho cominciato a scrivere qualcosa. Mo te lo leggo e poi mi dici, va bene? Sì, ascoltami, dai. Ha cessato di vivere il povero Giovanni Rossi, cittadino esemplare, lavoratore senza paragoni, sposo impareggiabile, figlio amoroso, fratello discreto, cugino soddisfacente, cognato passabile, genero detestabile, suocero senza particolare rilievo, pronipote modello. Oh, e basta Silvia, ma quanto ci costa poi alla fine questo telegramma, dai? Vabbè, c'hai ragione, sì, c'hai ragione. E poi dobbiamo stare attenti nel dare questa notizia. C'è da far prendere un colpo a questa povera gente, se gli diciamo subito che Giovanni è morto, ti rendi conto? Ma in effetti è vero, non si può scrivere così brutalmente, è morto. Ascolta qui, io invece direi di scrivere Giovanni gravissimo, venite subito, che te ne pare? Non è la stessa cosa, scusa, eh. E tanto varrebbe scrivere che è morto. Ma dai, è per non allarmarli, no? Senti, si sa che quando uno scrive gravissimo vuol dire che è morto. Allora scriviamo Giovanni Grave, è meno allarmante. Ma è la stessa cosa, è la stessa cosa. Se uno sta tanto, se uno non sta bene tanto da chiedere l'arrivo dei propri cari, vuol dire che sta male, sta gravissimo. E siamo da capo a 12. Allora facciamo così. Giovanni non sta bene, venite subito. No, 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 non va bene. Allora scriviamo, senti qui, Giovanni non molto bene, venite subito. No, 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 no. Leggera indisposizione, Giovanni richiede la vostra presenza. Ma no, nemmeno questo va bene, nemmeno questo va bene, no. Ah sì, ma non vorrei mica scrivere Giovanni sta benissimo, venite subito. No, che c'entra, scusa, però nemmeno possiamo scrivere. Giovanni non sta bene, restatevene a casa. E se invece di Giovanni scrivessimo, senti, 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 Filippo deceduto, venite subito. E che c'entra adesso Filippo se è morto Giovanni? Faccio così per dire, dai, è un nome qualunque, che ci importa? Ma che sei scema? Ma qui bisogna far venire questi funerali senza fargli sapere che Giovanni è morto. Certo. E che vogliamo fare? Gli vogliamo credere che fanno i funerali a Giovanni mentre è ancora vivo? Ho trovato stavolta, Silvia, ascolta qua, Giovanni, vinta la lotteria, venite subito per incassare, eh? Ma sai come si precipiterebbero, dai? Se, vabbè. E non ci pensi a che cosa succede all'arrivo di sta gente, eh? Un tracollo micidiale sarebbe, sì. E come prende uno? Fagli fa un bagno caldo e poi gli butti addosso un secchio d'acqua gelata. Ma che dici? Allora cancelliamolo, sto Giovanni vinta la lotteria e mettiamo, venite subito per incassare. No, 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 guarda, semmai scriviamo, Giovanni sta bene, non muovetevi. Oh, se vogliono capire, capiscono, va bene? Vabbè, ho capito, dai, Facciamo una cosa. E che cosa? Famo che ci facciamo gli affari nostri e vorrà dire che lo sapranno direttamente dal giornale. Questo mi piace, ottima idea. Ciao Te credo che è un'ottima idea. Elena, ci sentiamo presto. Ciao ciao. Ciao Silvia. Ciao bella, ciao ciao. Mamma mia, oh, tutta questa tiridea. Facciamo, diciamo, perché di qua e di là, no, 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 no. E poi... Facciamoci gli affari nostri. Pronto? Oh, ciao Patrizia. Sono appena arrivata. Ho le gambe a pezzi e mi devo togliere le scarpe. Scusami un attimo. Hai ragione. Accidenti, anch'io sono stanchissima. Non mi sento più le gambe. Prima il funerale, poi il pranzo con i colleghi, poi la cena. Ai, che dolore. Hai ragione. Oh, mai visto quanta gente che c'era? Ah, porca miseria. Beh,
Lui sarà stato contento. Deve essere stato il suo primo tutto esaurito della sua vita. Però guarda, devo dire che è strana la vita. Sì, perché a un certo punto stai bene, poi all'improvviso, tac, morto, stecchito, vero? Già, hai visto poi quanti artisti sono morti ultimamente, uno dietro l'altro, e anche di valore. Ah, porca miseria, è vero. Forse per quello lui era così tranquillo, perché se avesse dovuto aspettare di diventare di valore, sarebbe campato altri 2000 anni. Senti un po', ma chi era quella che stava in terza fila col vestito grigio dietro alle Chi vuoi che fosse, Patrizia? La sua amante, no? candele? Ma dai, ma io pensavo fosse la moglie. Sì, infatti è la moglie, ma di Garruti il comico. Veramente. Ma lo sanno tutti, Patrizia, anche Garruti lo sa, solo tu non lo sapevi. La moglie era quella con il vestito nero che stava in prima fila a sinistra dell'altare. Quella col cappello nero. Sì, lei. Beh, però bisogna dire che in certe gag era bravo. Dai, quella dell'ubriacone gli veniva proprio bene. Per forza, con l'allenamento che aveva, era sempre ubriaco. Hai visto pure il manifesto funebre attaccato ai muri? Boh, a me sembrava un po' una cafonata con quei caratteri giganti. Vabbè, dai, poveraccio, è la prima volta che ha avuto un nome così grande in una locandina. Dai, però adesso su. A parte gli scherzi, doveva essere comunque una brava persona, non era cattivo. Ma che dici? Mi doveva 2 mesi per un lavoro che abbiamo fatto insieme 2 anni fa, più tutti i contributi Empals che non mi ha mai versato. Ma per favore. Ma quanti anni aveva? Ma se non erro, 65. Sai, invece a me quello che mi dava rabbia, vedere tutta quella gente che parlava bene di lui adesso che era morto, che ipocriti. Guarda, io al mio funerale non voglio proprio nessuno. Ma non ti preoccupare, che tanto non verranno. Stupida! Credimi, lui ora sta meglio di noi. Dai, va, fammi andare che si è fatto tardi. Senti, che dici? Se ce ne andiamo a prendere qualcosa qua dietro, c'è un locale che dovrebbe essere ancora aperto. Ma sì, va bene, volentieri. Solo un bicchiere, dai. Dai, dicono che facciano uno spritz che fa resuscitare i morti. Andiamo, dai. Pronto? Ma chi è? Sono Elena, lei chi è? Mi scusi. Oh Elena, ciao, sono Gabriella. Ciao Gabriella, ma come mai mi chiami? Che sai, dovevo chiamare mia sorella. Mi sono sbagliato, ho chiamato te. Pazienza, ci facciamo una chiacchierata io e te, la chiamerò dopo. Guarda come ti capisco. Anche io mi sono legata al dito un fiocco rosso per ricordarmi una cosa, sai? Solo che non mi ricordo più per quale motivo me lo sono legato. Ah sì? Oh, ti capisco. Io pure ho messo la sveglia per ricordarmi qualcosa. Oh, ma non riesco a ricordarmi che cosa mi dovevo ricordare. Sai che c'è? È che io soffro di vuoti di memoria. Anzi, ti dirò. Lo sai che io soffro di vuoti di memoria? Ma ti dirò di più, ti dirò di più. Sì. Io soffro di vuoti di memoria. Ma aspetta un po'. Ma te l'avevo detto che soffro di vuoti di memoria? Oh, può darsi, ma sai, sinceramente me ne sono dimenticata. E purtroppo anch'io ho problemi di memoria, lo sai? Da Ma dai, ma pure te, e da quando? quando cosa, scusa? Che hai problemi di memoria? Chi? Sì, tu l'hai detto. No, no, ti sbagli. Scusami, avevo capito che anche tu avessi problemi di memoria. Ma lo sai che la marijuana fa male per due motivi? Ah sì? E quali? Il Danneggia la memoria. secondo?
Della marijuana! Ce l'ho, ce l'ho. Senti, ma quanta ne vuoi? No. Oggi mi sento la testa pesante, sarà per via di questa memoria di ferro che ho. Ah. Ah, ma lo sai che a proposito di memoria, ma lo sai che fare sesso aiuta la memoria? Ne parlavo poco fa con coso. Come si chiama? Vabbè, va, mi ha fatto piacere un sacco, sai, risentirti. Ok. Vabbè, si è fatto tardi, eh? Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Boh, ma chi era questa? Ma chi era questa? Ma chi si ricorda? Sì, pronto, sono Rossana, mi passi la mamma? Ah, In giardino, non c'è? E dov'è? in giardino. Ah, ho capito. Vabbè, dai, allora passami il papi. Non c'è lui. Non c'è nemmeno lui? Ma dov'è? Nel garage. Ah, ok, va bene, dai, e allora passami la nonna. Non c'è. Non c'è nemmeno la nonna? Ma dov'è andata? Uscita. E vabbè, dai, a sto punto passami il nonno. Non c'è. Non c'è nemmeno lui. Ma dov'è? Cucina. Ma cos'è che stanno facendo tutti? A Stanno a cercare. cercare. Ma come faccio? Oddio no, squilla il telefono. Sempre così, senti. Attimo, dove sta? Pronto? Chi è? Ah, Vodafone! Salve! No, 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 l'intestatore della bolletta non sono io, no, no. È mio marito. No, non glielo posso passare. No, è impossibile. Scusi, le dico che non posso. Se non posso. No, è morto, è morto. Com'è? Sì, guardi. Ma no, non faccia così, sì, guardi. È meglio così. Sì, ha smesso di soffrire, eh. Già. Sì, ma lui, guardi, sarebbe tanto contento che l'avete chiamato, sa? Non è che era tanto affezionato? Sì. Ma lui vi ricordava sempre nelle sue preghiere, infatti, eh. Oh, sì. E perché voi eravate sempre così puntuali, lo cercavate sempre, sempre durante il suo riposino pomeridiano, eh. Eh già, adesso riposa in pace, certo. Va bene, va bene. Allora, guardi, sì, guardi, glielo dico più presto che avete chiamato. Com'è? Mi ha detto che era morto. Certo, che è morto, sì, è morto. Ma le pare che scherzo io su queste cose. Sì, è che la prossima settimana farò una seduta spiritica. Sì, e quindi sì, glielo dico senz'altro. Va bene, va bene, va bene. Arrivederla anche a lei, arrivederci. Messaggio gratuito. Siamo spiacenti. Il numero da lei chiamato non è attivo. Tim, free message. The number you dialed is unattainable. Fregati.
Planta? No, 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 signora, signora, no, c'è signora, no, c'è. Signora, partita, paese lontano, lontano. Però, signora, sapere tu chiamale, eh? E signora ha detto me, dile te, tu la giunge lei. Sì, tu, signora ha detto tu andare a quel paese. Attaccato, grande maleducata, maleducata, grande maleducata. Appena entrata in doccia, appena adesso, appena. Un attimo, arrivo. Guarda te, sempre la fortuna che schiva il telefono quando non deve. Mannaggia, sempre così. Pronto? Oh, pronto? Che è? Mi piacciono tanto i supereroi, sì. Papà, no, papà, non c'è papà, sta al lavoro, sì. Mamma, sì, ma però, mamma sta di là, sta in camera da letto, sta con il signore, mamma. Mi ha detto mamma che non la devo disturbare. Però tu mi fai compagnia a me perché io mi annoio. Butto cattivo, attaccato questo signore, butto. Pronto? Chi è? Pronto? No, no, non sento bene. Pronto? C'è come un ticchettio. Lo sente anche lei? È fastidioso, eh? Già, disturba, eh? È anche persistente, eh sì. Senta, ma lei per caso ha una matita in mano? Ah, allora guardi, provi un po' a appoggiarla. Eccolo, vede, era quello. Ma lo sa perché? Perché a forza di disturbare, e poi anche la linea risulta disturbata. Sì, prego, prego, mi dica. Non sento. Non prende bene. No, no, non c'è campo. Pronto? Peccato, è caduta la linea. Ma chi è? Sky! Sì, mi avevate chiamato pure l'altro giorno. Sì, mi ricordo. Sì. No, guardi, ci ho pensato. Sì, guardi, mi ha convinto. Prendo un pacchetto. Ma non so, faccia lei. Marlboro Light. Anzi, no, Marlboro Light. Sì. Ah, non ce l'ha. Ah, mannaggia però, perché mi era proprio venuta voglia di riprendere a fumare, che io avevo smesso già da un po', e infatti stavo facendo yoga, sto cercando un certo equilibrio, di ristabilire un certo equilibrio, e voi me l'avete pure fatto perdere.
Vabbè, senta, facciamo così, se non c'avete le Marlboro Light, facciamo quel tabacco sfuso, quello là con le cartine, pure 2 pacchetti. Ah, nemmeno quello. Oddio, però, ma scusi, ma le sembra una ditta seria? No, me lo dica lei, me lo dica lei. Le sembra una ditta seria questa? Allora, guardi, no, facciamo così. Tagliamo la testa al toro, una bella sigaretta elettronica, eh? Nemmeno quella! Ma le sembra il caso a lei di chiamare la gente a quest'ora, eh? Mentre sta cercando un certo equilibrio e le propone cose che non c'avete! Non c'avete niente, non c'avete! Io non ce la faccio più, mi sono stufata, capito? State sempre a chiamare, non ce la faccio più, non ce la faccio più! Pronto? Françoise! Rosa, sei tu! Sì! Ma che sorpresa! Ma come stai? Sei tornata dalla tournée? Purtroppo sono tornata. E la tournée era finita, sì, eh sì. Hai quindi fatto pace con tuo marito? Guarda, mi dava fastidio vederlo felice senza di me. Per questo sono tornata a casa. Ma tu come stai? Dimmi, come stai? Io invece ci ho litigato. Oh, e perché ci hai litigato? Perché è un violento. Ha picchiato il suo amico solo perché è andato a letto con me. Ma è orribile questa cosa. Guarda, non capiscono che continuando così perderanno tutti i loro amici. Guarda, Rosa, sono dei cafoni. Pensa che lui mi ha detto che da quando la città di Troia è stata distrutta, tutte le sue abitanti sono disperse nel mondo. Parlano loro poi. Quando gli ho chiesto che cosa guarda per primo in una donna, lo sai che cosa mi ha risposto? Gli occhi. E Beh, anzi, è stato romantico. certo. Però quando gli ho chiesto di che colore erano i miei, mi ha risposto una terza abbondante. Guarda, lasciamo stare. L'altro giorno mi è arrivata una telefonata e mi hanno fatto prendere un colpo. Perché? Che è successo? Mi hanno detto che mio marito, per il temporale, era stato colpito da un fulmine. Oh mio Dio! E infatti è quello che ho risposto io. Pensa, perché avevo appena steso i panni. L'altra settimana invece il mio si sentiva male. Davvero? E tu che hai fatto? E gli ho detto dammi il tuo cellulare che chiamo subito un'ambulanza. E poi? E niente, mi ha detto che incredibilmente si sentiva molto meglio. Certo, hanno paura di lasciare il cellulare. Mica lo lascia mio marito il telefono. Quello per paura che glielo guardo, se lo porta persino al bagno. Neanche fosse un pacemaker. E tu allora fai come ho fatto io. Mettilo alla prova. Gli dici direttamente, mi dai il tuo telefonino che devo controllare i messaggi? E E che non ci ho già provato, Rosa? lui che ti ha detto? L'ha lanciato direttamente dalla finestra. Ma perché? A te tuo marito te lo lascia guardare? Mio marito è furbo. Si è comprato quello che funziona con le impronte digitali. Hai capito? Sì, ma non gli è mica convenuto, sai? Perché Perché? di notte l'ho legato e gli ho bruciato tutti i polpastrelli con la piastra per i capelli. Hai fatto bene. Che poi lui pensa che io sia stupida. Ha messo la sua amante sul cellulare sotto il nome di Maria Teresa di Calcutta. Che imbecille! E io invece, quando l'ho scoperto la prima volta che mi ha tradito, lo sai che cosa mi ha risposto tutto ingenuo? No. Io non è che t'ho tradito, ma me l'ho scordato che stavamo insieme. Che poi guarda, Rosa, è pure facile capire se ti tradiscono. Ah sì? E come? Perché cominciano a lavarsi. Sono degli zotici, guarda, Françoise. Io prima di litigarci stavo leggendo un articolo e gli ho detto, amore, guarda che cosa romantica, un detenuto si sposa. Che bello! E lui? Mi ha risposto, e che non gli bastava già una condanna? Guarda, Rosa, consolati. Io invece gli ho detto,
dammi eros e pathos. E lui come mi ha risposto? Tesoro, dammi la ricetta che vado in farmacia a comprarteli. Io invece l'altro giorno gli ho chiesto se ogni tanto ripensa a noi due. E lui lo sai che cosa mi ha risposto? Voi due chi? E allora il mio che mi ha detto, tesoro dai ti porto al mare. Imbecille, lo sai che non so nuotare. Meglio tesoro, sembrerà un incidente. Sì, e allora a me, quando gli ho chiesto che cosa pensava dell'amore, che cosa sapeva, insomma che cos'è per te l'amore, gli ho chiesto, e lui ha avuto il coraggio di dirmi, oh, e beh, quella cosa che comincia per A e finisce per more. Che poi sarebbe così semplice. Basterebbe fare le cose in due. Io decido e lui accetta. Io parlo e lui mi ascolta. Io sbaglio e lui mi chiede scusa. Beh, guarda, io alla fine divorzierò. La pazienza di diventare vedova non ce l'ho di sicuro. Tanto, François, spiegami tu, a che ci servono questi mariti? Non si accorgono nemmeno di quando sei un pochino giù. L'altra sera, per esempio, mi chiede, che hai fatto? Io, incazzata, gli ho risposto, niente. E lui mi dice, ma io dicevo per cena, oh. Rose, l'ideale sarebbe farsi un amante che ti dia 2000 euro al mese. È a trovarlo, però. Oppure, se invece di farsi un amante che ti dia 2000 euro al mese, tu avessi due amanti che ti diano 1000 euro a testa al mese, andrebbe bene uguale in fondo, no? Beh, a dire la verità, se è per questo, andrebbero bene anche quattro amanti da 500 euro l'uno, sarebbe la stessa cosa. Allora, perché non otto amanti da 250 euro a testa? Al mese. Oh, di amica tua che quando siete arrivati a 40 amanti da 50 euro l'uno, io sto qua. Ma chi è? Chi è? E chi vuoi che sia, François, chi vuoi che sia. Va bene, Rose, dai, ti lascio, purtroppo è così, ci risentiamo, dai. Ciao, Rose, ciao. Sì, ci risentiamo presto, sì. Ciao, cara, sì, ci sentiamo, ciao, ciao. Tu sempre lo stesso, eh? Figuracce a non finire. Che cafone che sei. No, questo è lui. Questo è lui, me lo sento, sono sicura, me lo sento. Sì, pronto? Buongiorno signora, sono Michela della telefonia mobile. Volevo proporle un nuovo contratto telefonico che le permetterà di poter avere giga infinite chiamate pagando solo lo scatto alla risposta per i primi 12 mesi e che si attiva per 3 settimane partendo dal 13° mese. E... Signorina Michela della telefonia mobile, mi scusi se la interrompo. Prego. Ma di quello che lei ha detto io non ho capito nulla. Lei non è stata chiara. Guardi che la chiarezza è un concetto fondamentale. Io della chiarezza non chiarezza ho fatto il mio cavallo di battaglia, in quanto suppone alla realtà indecifrabile del neocapitalismo milanese con la prioristica del simbolismo prebellico, mediante la formazione del formalismo formatamente formato con formalità formentol. Per cui sono sicura di essere nel vero, ammettendo che sarei nel falso se ammettessi l'infondatezza delle mie dichiarazioni. Per cui, secondo Marx, l'alienazione mentale è il processo secondo il quale l'uomo si estranea a se stesso fino al punto di non riconoscere più se stesso. Se l'ipotiposi del sentimento personale prostrando i protegomani della mia subconscienza fosse in grado di reintegrare nel suo soggettivismo la genesi della concomitanza, allora io sarei l'autofrasi della sintetica contemporanea, che in altri non è se non la trasmificazione esopolomaniaca. Chiaro? Perfettamente. Pronto? Addio. Pronto? Attaccato. Balla un po' a capire la gente. No. Thank you.
Padre Elpio, non ci vedo niente. Pronto. Assunta, Assunta, mi senti? So io, sono Filomena. Uè, Filomena, io, guarda, mo finivo di leggere il giornale e ti chiamavo. Come stai, come stai? Come sto? Come vuoi che sto, scusa, Tu come stai? Come una povera vecchia, brava, appunto. Oh, mi dispiace. Mi fa male tutto, Assunta. Mi fanno male tutti i ginocchi. A proposito, tu che te ne intendi? Ma da che dottore devo andare per i ginocchi? Però se ti fa male il ginocchio, tu devi andare dal ginecologo. Dal ginecologo? E perché, scusa, adesso il ginecologo si intende pure di ginocchi? Certo, Filomena, tu dici la parola stessa, ginocchio, ginecologo. C'hai ragione, Asu, è vero, e non ci ho pensato mai, è vero. E allora sai che faccio? Ci mando mio figlio. Mi faccio fare l'impegnativa dal dottore. E già che ci sto, mi faccio segnare pure le cotoples. Perché c'è l'insufficienza renale. Mi fa male tutte le gambe. Fai buono, fai buono. Ha già fatto pure io il mese passato le cotoples. E carota. Sì. Damo che ce l'ho istruita la carota. E ormai ci ho fatto l'abitudine. Il problema, Assunta, è che stiamo diventando vecchie, quindi ci abbiamo tutti questi acciacchi. Però, te lo ricordi quando eravamo ragazzette, Assu? Quanti giovinotti che ci venivano dietro. A proposito, ci stavo pensando l'altro giorno, ma quello lì, quello biondo, il tedesco, quello che faceva la corte a me, te lo ricordi? Sì. Ma come si chiamava, che mica me lo ricordo? Alzheimer, Dici? Ma io non me lo ricordo, Proprio non me lo ricordo. Appunto. È che ultimamente, Assunta, io non ci sto tanto con la testa, ti dico la verità. Mi sto un pochetto rimbambito. Infatti, Filomena, io me ne ho già accorto, sì. E mo te l'ha già proprio ricere, sa? Mo non è proprio fai i fatti tuoi, ma tu mi hai da spiegare. Ma che ce vai a fare tutti i giorni in coppa comune, io esco al mercato, non ho pochi tempo, esco al mercato e ti vedo sempre là davanti. Ah, ma tu non lo sai, mio nipote, quello piccolo, Nicola, ma mi ha messo quella cosa, come si chiama, che non mi ricordo, non ci ho capito niente a dire il vero, Facebook, qualcosa del genere, sul computer, che ogni volta che Nicola mi vede, mi dice, nonna, abbiamo 5 amici in comune. E quindi io non lo so, sono andata a vedere, ma dico, magari fosse il sindaco, qualcuno di importante, capito? Ma cosa per far comodo, Però niente, non ho capito mica chi sono questi. No, lascia stare, Filomena, non dammi scare queste cose, sa? E tu mica sai chi vai a incontrare, no, lascia perdere, ya? Senti, mo cambiamo discorso però, Ha già stato... Ha già stato due dottore perché ha ritirato l'analisi, lo sai? Sì. No, e un dottore mi ha detto che tengo il piastrello basso. E poi tengo cosa, come si chiama? Un sangue che non colloquia. E poi mi ha dato l'aspirinetta, sì. Ah sì? Quella fosforescente? No, la pastiglia, quella normale, sì. Le ho ritirate pure io stamane le analisi, Però non ci ho capito niente, non sono riuscita a leggerle. E perché con queste scatarate agli occhi, praticamente non ci vedo più. Solo che poi è passato mio nipote e l'ho fatto leggere a lui, Perché io da lontano ci vedo bene, ci vedo abbastanza, Però è da vicino, sono lesbica. E come stanno queste analisi, come stanno, dimmi? E come vanno? Vanno male, C'ho il polisterolo alto. Mamma mia, e i tricicli, Filomena, come stanno i tricicli? Alti pure quelli. Sono alti, sì. No, Filomena, e tu te la sta accorta, figlia mia? Ma tu ti ricordi la comare Giuseppina che fine che ha fatto, sì?
o che le tenevano loro cambiette a portare in via con l'ambulanza a sirene spietate. E poi, Filomè, ciao ciao, te saluto con Maria Giuseppina, sì sì. Vabbè, ma quella te la ricordi? Quella era vecchia, eh? E poi c'aveva pure l'abete, prendeva l'isolina. Che famiglia disgraziata però, eh? Oh, che po', due giorni dopo, oh, al fratello un giovanetto pure uno cactus cereale. Sì sì. Scusa, ma non gli avevano già tolto i calcoli della cisti sferica? No, no, chi non l'avevano operato a autunno del carpaccio, sì, sì. Che poi pure al fratello gli è venuto il morbo di Pakistan. Certo, ma che poi, lo sai che re, Filomè, è che ci stiamo facendo vecchi pure noi, sì. Che poi io mi pensavo, no? Ma perché non ci facemmo segnare pure noi il cure termica? Così ci facemmo pure una bella vacanza gratis, tu che dici? Ma cosa stai dicendo, Assunta? Ma quelle che fanno la beauty fam? Ma quelle costano un sacco di soldi, eh? E mica te le passa la muta? Ma come no? Che la Rosaria è da mo' che si fa segnare la muta? Sì, sì. Aspetta, aspetta. Ecci! Ecci! Ah. Scusa, scusa. Padre Pio, ma che ti è tornata l'allegria? Sì, Filomè, ogni primavera è così. E tu capisci che con tutti sti polli che girano dall'aria, come faccio a sta buona io? No! Allora, guarda, senti a me, prenditi uno stemmi vicino, che quello va bene, perché se ti prende poi uno shock profilattico, ma mi spieghi, fa chi ti soccorre a te? Sì, sì, mo vago, sì, sì, mo vago e me lo prendo, sì, sì, mo pigli subito, subito. Ci sentiamo domani, Adesso vado a letto anch'io, mi vado a coricare un poco. Sì, perché poi con tutte queste gambe gonfie che ho, le vene vanitose, e ho paura che prima o poi una bella trombata non me la toglie nessuno. Va bene, Assunta, è stato un piacere. Ciao, ciao, ci sentiamo presto. Filomè, sì, ci sentiamo domani, ciao ciao, state buona, ciao ciao, ciao ciao. Ciao, 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 ciao. Pronto? Pronto, Gabriella, sei tu? Sì, sì, chi sei? Claudia? Senti, Gabriella, ma che l'hai visto? Sì, l'ho visto, l'ho visto. Ma non è che è stata solo una svista? No, l'ho avvistato. E tu l'hai visto? Sì, pure io l'ho visto. E allora l'abbiamo visto in due, eh? Ma tu esattamente che cosa hai visto? Io ho visto un binario morto che aspettava di essere sepolto. Ma non crederci! Lo so, del resto sono cose che succedono. Ma tu invece che cosa hai visto? Io invece ho visto i gatti neri rincorsi dai cani razzisti! Ma è assurdo! Ma come si può al giorno d'oggi sentire ancora queste cose? È la verità! E che viviamo in un modo crudele. E tu? Hai visto nient'altro? Ma sei proprio sicura? Sei proprio sicura che lo vuoi sapere? Ma sì! Dai, sono pronta! Ho visto fare assegni circolari con un compasso. No! Terribile! E poi? Ho visto astronauti al ristorante chiedere il conto alla rovescia. Oh mio Dio! Calmati, dai! Lo sapevo che non l'avresti presa bene. No, no, hai fatto bene invece a dirmeli. Comunque, io ho visto di peggio. E allora dimmi, ti prego. Va bene però, non ti farà piacere, credimi. Ho visto un atleta mangiare due primi, tre secondi e quattro decimi. Oddio, ma è assurdo. Hai visto nient'altro?
Purtroppo sì. Dimmi allora, tanto oramai. Ho visto un caffè fare un errore ed essere corretto con la grappa. No, questo no, ti prego, proprio no. Non è possibile. Però devo confessarti che io ho visto diabetici morire in luna di miele. No. Dai, calmati, è tutto finito. No. Sì, ti dico. Invece no, perché io ho visto donne talmente affezionate ai loro mariti da usare quelli delle amiche. No, 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 questo non può essere vero. Sì, invece che è vero. Stai mentendo. E ti dico che è la verità, ti prego, perdonami. Ah sì? Allora sai cosa ho visto io? Cosa? Ho visto gondole cambiare canale con il telecomando. No, non ci credo. Tu lo dici perché ti vuoi vendicare. Invece è così, ci devi stare. Ah, la metti così, eh? Beh, allora preparati, perché ora ti dirò che cosa ho visto io. Non mi fai paura. Ho visto lenti da sole in cerca di compagnia. Sei una bastarda. Così impari. E va bene, vuoi la guerra e guerra sia. Non ho paura di te, eh? Ah no? Beh, ora vedrai. Ho visto una moschea piena di zanzare. Sei cattiva. Non quanto te. Allora io ho visto pescatori morire di fame perché non sapevano che pesci pigliare. Bugiarda! Pigliacca! E beh, allora sappi che io ho visto un uomo con un occhio pesto e una ragù. Se ridi, ridi, che intanto io ho visto un topo d'appartamento inseguito da un gatto delle nevi. Ma guarda un po', è strano, perché invece io ho visto un verme battersi per farsi chiamare single e non solitario. E allora io ho visto canguri avere le tasche piene dei loro figli. Eccolo qua, l'obbligatorio. Pronto? Obitorio? Sa, ma che è il suo armadio? Oddio, che felicità! Ma quanto mi fa piacere sentirla! Ma lo sai che sono io? Sono via da Sor Augusta. Cecioni, bravo! Ma si ricorda pure di mamma. Come fa a scordarsi, la chiamava sempre, infatti. Ma lei come sta? Tutto bene? Ah, e i pupi? Crescono, ma è belli di mamma. E la signora? Vabbè, sor Mario, ma che ci vuole fare? Ognuno ha la croce sua, eh? E io allora che devo dire? Sto aspettando il marito, non lo trovo più, non torna. Addirittura, infatti, sto a chiamare lei per questo. Ma non è che c'è qualcosa per me? No? Meno male che sollievo, sor Mario. Guardi, mi fa veramente piacere. È sempre un piacere sentirla, infatti. Vabbè, e io... Come sto? Ma io sto bene, sì, tutto a posto. Oddio, vabbè, sinceramente io devo dire la verità, un po' fiacchetta questi giorni, perché con sto caldo, sta calura, sto scirocco che ci sta, veramente non se ne può più. Però vabbè, dai, per il resto diciamo bene, sì. Va bene, ma non mancherò, ma certo che le saluto mamma, ma si figuri. Vabbè, ma sì, ci risentiamo presto, ma non mancherà l'occasione. Arrivederla, sor Mario, tante care cose, anche a lei. Buonasera. Manca l'obitorio sta questo, quando sta? Mannaggia la miseria, oh, ma come faccio, ma chi chiamo secondo te, chi devo chiamare? Locale notturno, e perché quello ci va il locale notturno, e che ce va, non saprò. E mo il numero del locale notturno, però? Le pagine gialle. Però, ma che locale cerco?
chiamo le pagine gialle e me lo faccio di da loro. Madonna, tutto sono intelligente. Allora, ecco la prima pagina, ecco qua, il numero delle pagine gialle. Pronto? Ah, signorina, buonasera. Senta un po', volevo tanta gentilezza, eh. Mi dovrebbe dare il numero di quei locali notturni, quei posti dove posso trovare un uomo? Ma come si permette, ma sta maleducata? Ma pure attaccato sta cafona, insinua, hai capito? Hai capito? Insinua, chissà che si crede che sto a cercare io. Io sto a cercare mio marito, sto a cercare, e mi pare che cerco un uomo. Ma come faccio? Allora, calma, calma. Il ranchero, dove è andato a fare addio al celibato da amico solo l'anno scorso. E lì gli piaceva quel locale, dice il locale esotico, tanto bello, chissà che ci trova. E il numero? Il numero ce l'ha memorizzato lui qua, eccolo qua, ranchero. Pronto? Mamma mia che confusione, non è che può abbassare la musica? E mi sta sturando l'orecchio. Non può abbassare, non mi faccia strillare che ci sei vicini che dormono qua accanto dietro sto muro. Allora, senta, mi dovrebbe vedere se c'è sta mio marito là. Si chiama Cecioni. Ah, no, ma la privacy non me lo può dire, non può sapere il nome. Ma guarda un po', questo non è mio marito, ma lo saprò, lo potrò sapere io dove sta, no? Allora, senta, fammi una cosa, il nome mio dico, ma tanto lo riconosce, perché lui è moro, è tanto moro quanto io sono bionda. Pensi che quando ci siamo sposati fuori dalla chiesa è uscito tutto il quartiere per vederci, cioè, quanto eravamo belli. Ma lo sai lo scherzo da natura che ci ha fatto? La pupa è venuta roscia come mia suocera, come la nonna. E lo sai perché? Perché lei, la mia suocera, stava a casa mia che si era rotta il femore, è venuta a star da noi. E porca miseria, la pupa ha ripreso tutto da lei. Pronto? Attaccato? Madonna, che cafone pure questo, mamma. Ma come faccio? Ma te dormi? Dove sta questo? Oddio, ma che è sto rumore? Oddio, ma che c'è sui Ma Giovanna, ma che sei te? Dove stai? Sono caduta da letto, sta. Miau pure, miau. A che ora sei tornato? Alle 7:30. A casa sta, capito? Sta a casa. Ma vengo a letto, vengo, arrivo. Sta a casa. No, ma che è davvero? Si sono lasciati. Non vedo. Ma sta tanto bene insieme, sti due tanto carucci. Cioè, si capisce proprio più niente. Niente. Mo chi è che rompe? Pronto? Oh, ciao. Ma come stai, eh? Bene, te? Non ci possiamo... Lamentare. Brava, sì, lamentare. Se tira avanti, se campa. Ma dimmi un po', il tempo sa che saranno tipo 5 anni, non so, vediamo, eh? 5? Ma diciamo 10, dai, vogliamo dire 10? Diciamolo. Guarda che sei invecchia, eh. Cara mia, sei invecchia qua. Ma poi sei sparita? Ma come mai? Hai cambiato cosa là? Hai cambiato quartiere? No, io sto sempre qua, no, sto sempre a Tuscolano, no, mi sono spostata. No. E te? Eppure io, sì, abito sempre lì, lo stesso posto di sempre, no? Lì, a Artufello. Artufello? Ma scusa, te non abitavi tipo a Torpigna, al Prenestino? No, guarda. Dimpa, tuo fratello come sta? Ma io non ce l'ho mai avuto un fratello, dai. Tuo fratello, come si chiama? Luciano?
Buono, buono! A Federica! Ma mi sa che te stai proprio a sbagliare. Federica? Federica! No, io mi chiamo Tosca. Ma dai, ma com'è l'opera? Sì, vabbè, com'è l'opera. Ma che sto a dire? Una cantante, no? Ah, ok. E io invece mi chiamo... Francesca. No, io Francesca. Io sono Nina. Oh, Nina. Senti, io dico una cosa. Mi sa che io e te ci conosciamo poco. Ma sai che ti dico? Che io sono d'accordo con te e noi non ci siamo mai viste. Mai, mai, mai. Però, senti, però, approfittiamo. Presentiamoci adesso, no? Piacere. Nina. No, vabbè, ma come lo sai? Dai, ma come hai fatto? Oh, ma hai detto te, eh? Ma hai detto un minuto fa, ma hai detto mi chiamo Nina. Senti un po', ma te posso consigliare, dottore? Ma guarda, uno bravo, eh? Ma proprio queste perdite di memoria che c'hai, fidati che lo conosco io, eh? E chi sarebbe? Si chiama Coso. Sì, vabbè, Cosa. Ciao. Oh, si chiama così, de cognome, che te devo fa? Dottor Giovanni Coso? Sì, ho capito, te saluto, Cosa. Mondo vai? E no, è Carmen! Mi chiamo Tosca! E perché? Adesso Carmen mo la butti via? Oh, forse non hai capito. Mi chiamo Tosca! Ma io la conosco questa? Ma io ne so. L'opera. Ci ho detto stai calmo, stai calmo amore, mantieni la calma, respira, respira, stai calmo, sto arrivando, d'accordo? Sì, ci vediamo fra pochissimo, sì, arrivo, arrivo. Oh, chi è adesso di nuovo? Sei pronto? Chi parla? Ah, commissario è lei. Ha già saputo? Sì, si è trattato di un duello, sì. Mio marito con il mio amante. Ma no, il mio amante è vivo e vegeto, ci mancherebbe. Come dice? Una denuncia? No, commissario, no, non serve. In fondo si è trattato solo di una corrida. Sì, una corrida, ha capito bene. E mio marito faceva il toro, sì, ma sa solo per le corna, eh. Commissario, non mi faccia scendere in particolari, la prego. Le dico semplicemente, una vita da latte alle ginocchia. Sì, come dice? Ah, vorrebbe venire per un'indagine? No, guardi commissario, no, in questo momento proprio no, non mi sento, no, sono troppo affranta, non ce la farei. No, commissario, la prego, non insista. Ah, verrebbe stasera? Beh, stasera si potrebbe fare. Sì, una cosetta così, insomma, che ne so, due fagioli con le cotiche. Di più no, commissario, perché non ce la farei proprio. Sì, ma lei verrebbe da solo? Ah, con due o tre carabinieri? Ma guardi, commissario, potrebbe portare anche tutta la compagnia, perché in questo momento sarebbe veramente molto consolatorio. Sì, guardi, anche, non so, due corazzieri, sa, di quelli belli ai tanti. Sì, e poi un paio d'etti di prosciutto cotto, ma tagliato sottile, sottile, mi raccomando, commissario, deve essere un'ostia. Va bene, commissario. Allora l'aspetto stasera con tutta la compagnia.
Va bene, a stasera, commissario. Sì, sì. Arrivederci, arrivederci. Grazie, commissario, grazie. Io sto parlando così come se niente fosse. E intanto Filippo non c'è più. Povero Filippo. Adesso chi? Chi? Ma chi? Ma chi? Ma chi? Ma chi se ne frega? Pronto? Pronto, sono la signora. Ah, signora, è lei. Buonasera, mi dica. Chi è? La cameriera? Ho telefonato per avvisare che sono arrivato con 2 ore di ritardo a causa dello sciopero dei ferrovieri, che poi mi domando cosa avranno mai da scioperare ogni volta. Ah, beh, quindi chiama da Napoli? Ma che c'entra Napoli? Cretina! Ah, signora, mi scusi, pensavo, avevo capito che era andata a Napoli. È perché tu sei di una distrazione abnorme in tutte le cose che fai, come l'altra sera che mi hai servito il pesce con le posate dell'arrosto. Io? Ma no, signora, si sbaglia. Stai zitta, non mi contraddire. Tutte le faccende che ti avevo chiesto di fare, le hai fatte? Sì, signora. Tutte? Certo, signora, sì. Completamente tutte? Sì, signora. Hai passato la cera nel mio studio? Sì, signora. Mi hai sistemato le pantofole dentro al comodino? Visto che l'ultima volta le lasciate fuori e il cane se le è mangiate e ne ha fatte una poltiglia. Ma no, signora, non gliele ho lasciate io. Stai zitta, ti ho detto, non mi devi contraddire. Va bene, signora, certo, come vuole lei. Passami piuttosto mio marito, dai. Non so se glielo posso disturbare. E perché non me lo puoi passare? È forse uscito? È forse indisposto? Qual è il motivo? No, è chiuso in camera, però ho messo un cartellino fuori con scritto non disturbare. Ma da quando in qua mio marito usa mettere il cartellino fuori la porta con su scritto non disturbare? Da quando va via lei e arriva l'altra. Intendi dire che è nella nostra camera con un'altra? Un'altra che non sono io? Esatto, signora. E cosa stanno facendo? Non lo so, signora, ma dai rumori lo posso immaginare. Vai immediatamente di fronte alla porta e guarda dal foro della serratura. Cosa vedi? Certo, signora. Pronto, signora? Allora, si vedono 2 teste e non si vede un granché, però è un aggrovigliamento di lingue. Un groviglio di lingue, hai detto? Sono nudi? Non ci ho fatto caso bene, signora. Vai a vedere immediatamente, ti autorizzo io. Va bene, aspetti. Pronto, signora? Guardi, i corpi non si vedono proprio bene, bene, perché stanno uno sopra l'altro, però si vedono delle mutande per terra, che sono quelle di suo marito, e poi un altro slip rosa, molto fine, quindi sicuramente è dell'altra, non come quelli che porta lei, insomma. Non aggiungere altro adesso, e ascoltami bene. Vai nel mio studio, apri il cassettino di destra, in fondo a quel cassetto c'è una P38, prendila e torna qui al telefono. Ma la devo proprio prendere, signora? Corri a prenderla, ti autorizzo io! Non perdere tempo! Ecco, signora, sì, l'ho presa. Non stava dentro quello di destra, stava dentro quello di sinistra. Bene, adesso fai una cosa. Dirigiti verso quella porta, con un calcio sfondala e apri il fuoco su quei 2 corpi. Poi
ho in mente un piano precisissimo per occultare i cadaveri. Corri! Sì, signora, mannaggia. Senta, signora, siccome sento dei rumori, stanno ancora un po' così, non è molto educato, aspetta un pochino, che dice? Ma cosa devi aspettare, imbecille? Apri il fuoco immediatamente! Ti autorizzo io, è un ordine! Sì. Oddio. Oddio. Eccomi, signora. Allora, missione compiuta. Però adesso mi dica qual è questo piano strategico, perché io ho un po' paura. Ora vai nella camera degli attrezzi. Prendi una vanga e scava sotto la quercia del giardino una buca 4x4. Quale giardino, signora? Cretina, ma quanti giardini abbiamo? Neanche uno, signora, noi siamo all'attico. Quale attico? Cretina! Scusi, ma che numero ha fatto lei? Ma come che numero ho fatto, imbecille? 06 43 22 44 12. Ma questo è un altro numero. Allora, mi scusi tanto. Devo aver sbagliato numero. Pronto?